E ringrazio molto per avermi dato la possibilità di conoscere una situazione che io ignoravo, nel senso che molti di noi conoscevano dell'università soltanto notizie sparse che apparivano sui giornali in maniera confusa, episodica e anche riduttiva. Invece questo lavoro è un lavoro molto importante perché ricostruisce diciamo in maniera analitica tutta la vicenda universitaria dall'inizio fino alla fine del percorso universitario, con una descrizione di tutti i mali dell'università e anche degli episodi di affarismo, di corruzione, di imbrogli, di intrallazzi, di truffe, di delitti veri e propri che sono stati consumati nel corso e vengono consumati tuttora nel corso degli anni. Quindi lo dico in maniera non rituale, diciamo, esprimo tutti i miei complimenti per il coraggio che questi hanno avuto nello scrivere un libro inchiesta così importante. Io sono un seguace di Tucidide che diceva che bisognava seguire l'insegnamento di Ippocrate, secondo cui occorre l'anamnesi ai fini della diagnosi in vista della prognosi e della terapia. L'anamnesi significa quindi conoscenza di tutte le malattie, questo per quanto riguarda anche la storia, proprio per poi fare una diagnosi e per proporre una prognosi e le cure necessarie. Qui c'è tutto, qui c'è una perfetta analisi dei mali dell'università e è vero che alla fine viene una. Diciamo, si rischia di essere presi da uno stato d'animo di scoraggiamento e di avvilimento, però secondo me questo lavoro di analisi andava fatto, quindi voi l'avete fatto e questo libro dovrebbe essere portato a conoscenza del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'Università, del capo del governo che molto spesso ignorano questi problemi. Ecco, io in verità mi sono occupato per ragioni che voi conoscete di materie diverse da quelle che sono le materie dell'università, anche se poi ho avuto un'esperienza diretta perché per qualche anno come contrattista, brutta parola, ho avuto contatti come docente con la Sapienza e con l'Università dell'Aquila e sono state esperienze gravissime, sconvolgenti. Non voglio scendere nei particolari, altrimenti rischiamo di non parlare del libro che invece rappresenta l'oggetto di questo incontro. Quello che è importante, ripeto, è vedere come vengono descritti vari episodi di questo malaffare e quali sono le cause di questa guerra. Per quanto riguarda, diciamo, in particolare l'università, che poi è diventato un centro di affarismo e di imbrogli di ogni genere, con descrizioni di personaggi come rettori, come Luigi Frati, che è riuscito a far diventare professore una serie di personaggi che non so se avessero i meriti per diventare docenti, professori ordinari di facoltà di medicina o di altre cose. Io credo, questo vado per fare un esempio, ma vuol dire che se prendiamo la querela la prendo pure io, in 3 mesi non sono. Ma è vero, no, perché la questione della. Questo è uno degli episodi, perché mi pare che sia stato pure qualche inizio dell'esercizio dell'azione penale che però poi si è concluso con nulla di fatto perché purtroppo anche la Procura non sempre è all'altezza della situazione, la Procura della Repubblica e devo dirlo con molta amarezza, io ho lavorato per qualche anno a Roma, comunque non omne quod licet honestum est, dicono, non tutto ciò che è lecito è onesto. Quindi può darsi pure che loro possono dire noi non siamo stati condannati né incriminati, ma certo che è un dato sconvolgente vedere che tutta una famiglia viene
viene ad assurgere ai massimi vertici della sapienza senza... Ma questo è soltanto un aspetto di questo problema dei mali della nostra università, perché i due autori hanno affrontato vari altri problemi, come quello del numero chiuso, come quello dei test. E per la verità io ho pensato molto spesso a me stesso. Io sono un modestissimo operatore di giustizia, molto modesto. E una volta mi sono imbattuto in un test e sono stato bocciato. Per la verità il test, come è avvenuto pure con il dottor Citro, che avendo conseguito la laurea con 110 e lode, è andato a fare il test per essere ammesso alla facoltà di medicina ed è stato bocciato. Questo è un episodio clamoroso, diciamo, della assurdità dei test. Io sono andato a fare i test per prendere la patente di guida e sono stato bocciato due volte. E ho pensato, mi sono dovuto far raccomandare per superare, altrimenti non avrei. No, ma allora ho detto, ma figuriamoci se io avessi dovuto superare i test per diventare, per l'ingresso alla facoltà di giurisprudenza, sarei stato sicuramente bocciato. Questo forse sarebbe stato un bene per la giustizia, ma è un fatto certo che i test sono proprio l'emblema di quanto di più ingiusto e assurdo che si possa pensare per fare una selezione dei bravi. La verità poi è che dal libro emerge chiaramente che questi sistemi di selezione sono fatti per arricchire delle lobby potentissime, tra cui una delle più importanti è la CEPU, CEPUS Dei, quindi, che poi si collega con l'Opus Dei. Comunque è bene leggersi il libro. Il libro è ricco di notizie, ricco di dati, ricco di nomi, ed è anche un libro che diciamo fa nascere anche un senso di frustrazione. Però io vedo l'aspetto positivo del libro, cioè la necessità di sapere come vanno le cose della nostra università, quindi l'anamnesi e la diagnosi è necessaria, altrimenti la terapia non riusciamo mai a proporla. Quindi io credo che questo libro, che descrive in maniera chiara e che anche con episodi gustosi come quello della bocciatura del professore che fa il pari anche con la mia bocciatura. Poi, per fortuna, ai miei tempi i test universitari non esistevano, salvo che per la patente di guida. Ora, io credo che sia importante però fare una battaglia che non si limiti soltanto a questo libro. Cioè, bisogna cercare di costringere il governo a intervenire perché l'autonomia universitaria, che è prevista dall'articolo 3 della Costituzione, 33 della Costituzione, non venga intesa come la possibilità di fare il proprio comodo porco per quanto riguarda la scelta di professori, le promozioni, eccetera, ma viene intesa come un sistema che deve consentire di gestire l'università in maniera corretta, perché non si può da una parte pretendere l'applicazione dell'articolo 33 e dall'altra violare invece gli articoli 2 e 3 della Costituzione, che prevedono il principio della solidarietà e il principio dell'eguaglianza sociale di tutti i cittadini di fronte alla legge. E l'articolo 3 dice proprio al secondo comma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori, io direi di tutti i cittadini, all'organizzazione politica, economica e sociale dello Stato. Questo c'entra in questa storia, perché è proprio violato il criterio, il principio dell'eguaglianza, perché ci sono dei giovani valorosi, questo lo diceva Calamandrei, che non hanno accesso all'università perché non possono pagare queste scuole, che sono scuole di affaristi, queste
non possono pagare anche altre organizzazioni, altre strutture che costituiscono degli ostacoli all'ingresso all'università di molti giovani che hanno invece i numeri per poter frequentare l'università con meriti speciali. Quello che dicono loro, lo diceva anche Albert Einstein, e lui è stato uno di quelli discriminati nell'università, proprio perché nell'università frequentata da Einstein si dava la prevalenza al criterio delle nozioni, quindi del nozionismo, anziché a quello dello sviluppo della personalità. Questo mi ha molto colpito, cioè lo studio che Einstein ha fatto dei mali dell'università e la necessità che lo Stato intervenga per curare. Così come un altro che si è occupato del problema degli studi è stato Calamandrei, che ha detto: noi abbiamo, corriamo il rischio di avere delle scuole in cui vengono premiati i più somari, che porteranno poi a una classe dirigente fatta di somari, cioè di professionisti incapaci, magistrati incapaci, uomini politici incapaci. Questo ha detto Calamandrei. Invece noi vogliamo che siano selezionati i più meritevoli, anche se più poveri. Ecco, io sono perfettamente d'accordo con Calamandrei, e la filosofia di Einstein, di Calamandrei e di Aristotele è stata giustamente seguita da Citro e da Bonetti, che io ringrazio per il contributo, perché mi hanno costretto a imparare e ad apprendere delle cose che io utilizzerò in tutti i modi per cercare di informare. Un'ultima cosa voglio dire, ecco, concludo, che purtroppo la stampa non c'è di grande aiuto, però gli editori invece vanno apprezzati e incoraggiati per quello che hanno fatto, perché è quello che continuano a fare. Quindi la casa editrice 1, una casa editrice che io ringrazio, come del resto anche per le mie ricerche che ho fatto sulla vicenda Moro, sul complotto politico contro Aldo Moro, si cerca di silenziare questa cosa. Però ci sono delle case editrici piccole ma coraggiose, e noi dobbiamo fare in modo che questa verità venga fuori, anche se c'è una stampa omertosa che tace e cerca di impedire che questa verità venga a galla. Quindi, per quanto riguarda me, anche se io sono poco preparato in questa materia, io vi darò sempre il mio sostegno, vi ringrazio per l'onore che mi avete dato nel chiedermi di scrivere questa prefazione, e spero che poi possiate leggere questo libro e documentarlo, soprattutto spero che lo leggano i nostri governanti e facciano qualche cosa di utile per la nostra università. Grazie.